Stitch! Allora, eccomi qua con un nuovo video. Questo qua l'avevo registrato anche l'anno scorso ed è il Non sono video centrata. su Non sono centrata, mi piace? Mi piace, lo so. No, è il video su cosa c'è nella mia borsa da scuola, quindi what's in my school bag. Sì, what's in my school bag. Però sapete che l'anno scorso io ho finito il liceo. Diciamo, ho finito tutto, le mie scuole le ho finite, quindi ho il diploma e sto facendo un'università. Sto facendo un'università di economia. Scusatemi, mi sono spostata, ma li vedo tipo le righe, devo essere centrata. E quindi niente, sapete che l'università funziona in modo diverso. Ho i corsi solo lunedì, martedì, mercoledì. La frequenza non è obbligatoria, però io ci vado comunque. E gli altri giorni io sono a casa. Quindi è molto molto più carina, soltanto che la mole di roba da studiare è molto 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 di più rispetto a un liceo. Allora, la mia borsa di università è questa qui, è semplice, nera, anche pure in copelle nera, con le rifiniture marroncine, proprio come la vedete. Ed è una borsa di, se non sbaglio, Accessorize. Allora, vi faccio vedere un po' il contenuto. Vi faccio vedere cosa tengo. Adesso è botta perché, vabbè. Allora, innanzitutto, vabbè, tengo il mio portafoglio che ho spostato nella borsa che utilizzo tutti i giorni. È questo qui, è un portafoglio che ho acquistato da un sacco di tempo fa. Vabbè, il portafoglio, gli occhiali da sole, le cuffie che sono distrutte, le chiavi di casa e allora, il mio diarietto è questo qui. Oh, scusate. È questo qui, questo qua che avevo ricevuto come, diciamo, da Jessica Mix, e ho deciso di utilizzarlo come, diciamo, diarietto. È fatto in questo modo, quindi ha semplici righe, ma perché tanto noi abbiamo degli esami solo in quel determinato, sono in giorni prefissati, quindi non è che dobbiamo scriverci i compiti o cose del genere. Quindi un'agendina del genere va, cioè, per me va più che bene. Poi ho questa pochettina qui. Faccio vedere un po' le cose meno futili, cioè più futili in realtà, scusatemi, che è tutta fucsia, che mi era stata data un compleanno. Al cui interno ho questa crema mani Sant'Angelica Revisage 50, perché sarebbe per le mani oltre 50 anni, però io la utilizzo lo stesso. Poi ho questa mascara qua, che sposterò, il Big Eyes di Maybelline. Poi ho un campioncino di profumo, questo qua è il rosso di Versace. Ho il mio burro cacao dei Provenzali all'Argan, sapete che utilizzo solo così. Poi vabbè, ho un Baby Lips, che questo qua lo utilizzo perché dà un bellissimo colore. Questo qua è il Cherry Me. Adesso mi casca qualcosa, io lo so già, non lo sento. Poi ho questa qua della Courvoisier di Avène. Ed è una 2 in 1 matita, che ho, mi è rimasta solo questa parte da finire, cioè, quindi mi è rimasta pochissima. Poi ho una mini spazzolina specchiosa di Shaka, vedete? Poi ho uno specchio, un double ingrandente e normale. Ho questa, vabbè, questa qui che sapete tutte che cos'è, molto carina, molto fashion. E poi ho un mini lip gloss che secondo me sa di vaniglia, di Essence. Ancora un ottimo odore, però è sporchissimo. Cioè, mi si è appiccicato tutto tra le mani. Ah, camiseria. Oddio, scusatemi. Arrivo subito, perché ho avuto dei problemi tecnici. Sto avendo dei problemi tecnici con. Allora, tornando a noi, questo è l'ultimo aggeggino. Boh, vabbè. Alcune cose io sono molto indecisa di tenerle ancora qua dentro, ma o spostarle. Comunque sia.
questo qui è il contenuto attuale di questa pochettina qua, rosa. Opla. Poi passiamo ai veri e propri utensili da scuola. Questo qui è il mio nuovo astuccio. Non l'ho comprato perché l'avevo trovato, questo qua conteneva dei set, un set di pennelli. Vediamo se ce n'è uno qua a portata di mano. No, cioè non ne trovo uno. Incredibile. Aspetta, è incredibile. Ecco, per esempio questo era contenuto all'interno del set. Vedete? Era contenuto all'interno del set di pennelli. E ho comprato un po' di cose in realtà adesso e l'ho reso un po' più astuccioso. Allora, da Tiger, l'acquisto che ho fatto ieri, ho comprato 3 Biro al modico prezzo di 2 euro, però sono molto carine, sono blu, quindi se mi interessano sono queste qui. Vedete? Molto carine. Questa qui è nera e bianca, questa qui è verde e blu e questa qui è rossa e arancio. Però quella rossa e arancio si vede meno. Non si vedono bene i dettaglietti comunque. Questo. Poi ho comprato questa scolarina qui, tra l'altro Witty. Beh, una scolarina, io volevo le scolarine liquide fatte in questo modo a tubetto. Non volevo né quella che devi strisciare, né quella con tipo a mo' di tempera. Poi ho 2 evidenziatori e sono questi qua. Uno giallo e uno rosa, perché a mio parere il blu non evidenzia, scurisce e basta. Già il rosa scurisce un po', però il blu proprio no. E poi il verde non lo so, non mi andava. Io, il mio colore preferito è il rosa, quindi ho preso il rosa. E sono della Tratto Video, insomma li riconoscete dal packaging. Poi ho questa Biro qui rossa, un Volstat che è per il mal di testa in caso mi venisse, le cicche. Poi ho questa gomma qua, che è una gomma che ho preso. Non ha una marca in particolare. Erano 6 gomme. Io ho preso su questa per il momento. Poi tanto le so che le distruggerò, le perderò, quindi 6 ce ne ho, va bene. Questo qui è un righello adattato, perché sarebbe la spatolina per spalmare in Philadelphia. Poi ho un'altra Biro blu, una Biro verde, una Biro nera e 2 mini matite, che sono le mie matite del secolo, queste qua. Poi ho un temperino e 2 di questi affarini qua, non mi ricordo come si chiamano, graffettine tipo. Cioè, quindi vedete che comunque l'astuccio è mignon e ci sta tutta la roba che vi ho appena fatto, cioè vi ho appena mostrato, quindi ce ne sta una marea. Sistemo tutto e quindi questo qua l'ho riadibito a, perché prima c'erano dentro gli accessori in realtà, però quest'anno ho rimodernato un po' camera mia e quindi qui ho tolto tutti gli accessori e gli accessori, scusatemi, stanno fanno da cavalletto in questo momento. Li ho messi qui dentro in questa scatolina di Starbucks, vedete, ci sono tutti gli accessori. Opla. E quindi questo qua l'ho tolto e l'ho adibito a astuccio, che secondo me è anche più bello. Poi ho i quaderni, scusatemi, pensavo di non aver fatto partire la macchina. E ne ho presi. Allora, questo qua me l'aveva mandato l'anno scorso dei tipi che dicevano dona un organo e qualcuno lo suonerà per te, quindi riguardo alle donazioni. E quindi ce l'ho. E poi ne ho presi questi 3 qui da 85 centesimi l'uno. Hanno delle figure molto molto belle. Questo qui, molto carino. Questo qui. E questo qui che è di economia aziendale. Quell'altro dona un organo e qualcuno lo suonerà per te, quindi quello fucsia è di matematica generale. Poi qui ci sono tutti dei fogli. Vedete?
scritti e qua ci scrivo tutti i miei appunti di economia aziendale e poi quando li risistemo meglio sul suo quaderno di economia aziendale. Qui ci sono altri fogli, perché i fogli non sono mai abbastanza. E poi ho un portalistino fatto così, in questo modo, che è vecchissimo, me l'hanno dato a catechismo. Quindi non l'ho avuto mai, lo riutilizzo sempre per un proprio fine. E quindi niente. Poi di libri, in realtà devo prendere solo il libro di storia con un libricino da 150 pagine per studiare. Poi per matematica ho uso i miei appunti, o prendo le dispense. Le dispense sono una serie di lucidi, quindi di slide, che utilizzano i professori quando spiegano. Praticamente là te li danno, già tutti rilegati, già tutto il malloppo che utilizzeranno e tu puoi direttamente studiare solo su quelle senza anche prendere il libro. Comunque il libro cioè, lo rivendete tranquillamente senza alcun tipo di problema, anche se lo prendete. Ci sono i libri usati e io di matematica prenderò le dispense, di economia probabilmente prenderò anche il libro, però non sono ancora certa. Però sicuramente di matematica ho la dispensa, quindi i libri non c'è, non ve li faccio neanche vedere perché non ce li ho proprio fisicamente. Diciamo un bello dell'università che al posto di spendere tipo 300 euro, 350 euro in libri, perché alla fine al liceo spendi minimo sui 300 euro in libri, li spendi per la letta universitaria minimo, quindi almeno su quello. È tutto quello che ho nella mia borsa da scuola. Spero che vi sia piaciuto come video e io vi mando un bacione e vi lascio al prossimo video. Ciao pasticce!